La scorsa settimana erano stati aggrediti da alcuni coetanei con schiaffi, calci e pugni. Adesso i cellulari dei due sedicenni omosessuali di Agrigento sono giunte minacce anonime di morte. L'aggressione aveva costretto i due studenti dell'Istituto di Moda di Canicattì a fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo. Uno dei due è ancora ricoverato per una lesione al timpano, mentre l'altro è costretto a portare un collare rigido e deve restare ancora a riposo per qualche giorno. A rivelare le nuove minacce nei confronti dei due ragazzi che hanno denunciato l'aggressione è il giornale quotidiano di informazione online sull'omosessualità diretto da Franco Grillini, che ha intervistato una delle due vittime. Se non ritirate subito la denuncia, avrebbe detto l'anonimo telefonista, la prossima volta che vi becchiamo a scuola vi lasciamo a terra morti. I presunti autori del raid sarebbero già stati individuati dalla polizia, mentre l'amministrazione comunale ha manifestato solidarietà ai due ragazzi aggrediti.